In occasione dell'intervallo in questo calendario fittissimo di Trentino Volley, la curva Gislimberti ne ha approfittato per una serata di festa. Sono infatti 20 anni per la società, ma sono anche 20 anni per la curva gialloblu, una curva con una storia bella quanto intensa, che in questa serata è stata celebrata con brindisi, una cena in compagnia di tutta la squadra. Mister Lorenzetti e i suoi ragazzi infatti sono in palestra per preparare l'esordio in Champions League giovedì sera. Giovedì 12 dicembre alle 20:30 alla BLM Gruppo Arena arriva infatti il Fenerbahce, dunque si festeggia sì, ma con un occhio puntato sul campo. Noi abbiamo sentito l'emozione del presidente della curva Gislimberti, Nicola Abazza, e poi anche qualche giocatore, a partire da Simone Giannelli, che ci racconta come stanno lavorando in vista appunto della Champions League. 20 anni sono tanti, soprattutto in una realtà come la nostra. Ne approfitto per ringraziare tutte le persone che ci sono state prima di noi, perché noi gestiamo la curva da 4 anni, ma senza il lavoro, l'impegno che c'è stato negli anni precedenti, noi non potremmo essere qui. C'è tanto impegno, c'è tanto lavoro, la burocrazia non aiuta, perché essendo un'associazione ci sono tantissime cose da fare, però lo facciamo veramente con tanta voglia e tanta passione. Una serata del genere è veramente gratificante. Non vedevamo l'ora di stare un po' in palestra a lavorare, a cercare di migliorare quelle cose che non ci sono avvenute in qualche partita di campionato. Si inizia con una nuova manifestazione, che è una manifestazione che abbiamo cercato a tutti i costi e con tutte le nostre energie l'anno scorso, e l'abbiamo ottenuta. Una manifestazione di altissimo livello, bellissima, penso per tutti i pallavolisti sia forse la più bella da giocare, quindi cercheremo di partire subito col piede giusto, anche se comunque, come ho detto prima, alto livello, quindi tutte quante le avversarie saranno ostiche. Vogliamo partire col piede giusto e conosciamo abbastanza bene le squadre avversarie, e quindi cerchiamo di portare a casa soprattutto i primi punti, dato che giochiamo in casa, quindi portarli, metterli in saccoccia per iniziare bene questo nuovo torneo, che si prospetta un torneo emozionante dove vogliamo fare molto bene. Purtroppo comunque magari qualche anno fa non è andata bene, ma purtroppo fa parte del gioco, e questo però può spingere anche a far sempre meglio per poter raggiungere quell'obiettivo, che comunque sia uno che ha quasi ogni sportivo.